Amen, gloria al Signore, pace del Signore, gloria a Dio, pace del Signore a tutti quanti, miei carissimi fratelli e le mie sorelle in Cristo Gesù, gloria a Dio, il Signore ci benedica questa riflessione biblica, che lo Spirito Santo messo nel mio cuore. Di meditare insieme a voi un tema molto importante, cari fratelli, amen, del riguardo del cammino cristiano, carissimi, amen, questo tema, gloria a Dio, è molto importante, amen, questo, fratello, è un messaggio per ognuno di noi, un messaggio per la nostra condotta spirituale, amen, io voglio meditarlo con voi, Gesù me l'ha messo nel cuore di meditarlo con voi. Gloria al Signore, che si trovano questi versi in Colossesi. Gloria a Dio. Vogliamo meditarlo, fratelli e sorelle, che Gesù vuole parlare a ognuno di noi. Il Signore vuole parlare alla mia vita, alla tua vita. Amen. Perché la sua parola ci parla, fratelli, alle nostre anime. La sua parola ammaestra il nostro cuore, fratelli. La sua parola, fratelli, il salmista disse, amen, il salmista diceva, per mezzo di essi, cioè per mezzo di questa parola, per mezzo del comandamento, per mezzo di essi tu mi dai la vita. Amen. Gloria a Dio, fratelli, per mezzo di questa parola noi spiritualmente viviamo, fratelli. Che questa parola non si allontana mai da noi, mai, fratelli, si deve allontanare questa parola benedetta, questa parola di salvezza. Amen. Gloria al Signore, io, gloria a Dio, voglio benedire ognuno di voi nel nome del Signore. Siete nelle mie preghiere, preghiamo gli uni con gli altri. Aggrappiamoci sempre al Signore, fratelli, amen. Non facciamo prenderci dal mondo, dalle cose del mondo, non ci scoraggiamo sul lavoro, ma Gesù è la nostra forza. Il Signore è la nostra forza, fratelli. Noi non ci possiamo scoraggiare, noi non ci possiamo abbattere, amen. Ma facciamo di Gesù le nostre forze, fratelli. Amen, gloria a Dio, voglio meditare alcuni versi riguardo al cammino cristiano, riguardo al nostro cammino, fratelli. Se noi abbiamo scelto questo cammino di santità, se noi abbiamo scelto questo cammino per il Signore, noi dobbiamo camminare, fratelli. Noi non dobbiamo tirarci indietro, noi non possiamo tirarci indietro. Se noi abbiamo scelto questo cammino, carissimi fratelli, carissime sorelle, noi dobbiamo camminare in questo cammino. Noi dobbiamo camminare in questa via. Amen. Il quale disse il Signore, prendete la via stretta, perché è la via che conduce alla salvezza, fratelli. La via del Signore è angusta, fratelli. La via del Signore, anche se è difficile a camminare nella via del Signore, ma con l'aiuto dello Spirito Santo noi possiamo camminare, fratelli. Con l'aiuto del Signore noi possiamo camminare in questa via, anche se a volte c'è difficile, a volte ci sono degli ostacoli, a volte ci sono degli impedimenti, ma noi dobbiamo camminare con Gesù. Non possiamo tirarci indietro, non possiamo, fratelli, rimanere indietro, ma noi dobbiamo proseguire il cammino, carissimi, che ascoltate. Amen. Tu che stai ascoltando questa parola, forse sei debole, forse hai qualche ansia, sei scoraggiato, sei caduto, ma sappi una cosa, amen, col Signore siamo più vincitori in colui che ci fortifica. Paolo disse, in colui che mi fortifica io posso ogni cosa. Quindi se tu hai il Signore, fratelli, noi possiamo ogni cosa, io e te, ogni cosa possiamo, anche se siamo deboli, anche se siamo, gloria al Signore, abbattuti, stanchi, ma lui ci dà la forza, alleluia.
Lui ci fortifica, fratello, lui ci rinnova nello spirito. Lui ci dà sempre quella forza, alleluia, quella pazienza, fratelli, di andare avanti. Amen. Noi con le nostre forze, fratelli, non possiamo andare avanti. Noi cadiamo, noi ci abbattiamo. Satana, sai, con le nostre forze, noi usiamo le nostre forze, Satana ci distrugge, fratelli. Ma se noi siamo saggi, se noi siamo intelligenti, dobbiamo rivestirci della completa armatura del Signore per stare ritti, cioè camminare nella via di Gesù, camminare nelle vie perfette del Signore, nelle vie rette del Signore. Noi abbiamo bisogno di rivestirci della vera armatura del Signore, fratelli, il quale possiamo spegnere ogni dardo infuocato del maligno. Possiamo spegnere i dardi che il maligno lancia, fratelli, sopra i credenti, sopra te. E per questo è che il Signore dice, fratelli, lo Spirito Santo ci rivela nella sua parola tramite i suoi servi. Amen. Gloria a Dio, vi saluto nell'amore del Signore. Che noi dobbiamo rivestirci della completa armatura del Signore, fratelli. Amen. Per essere ritti, per camminare nelle vie del Signore. Se io non prego, fratelli, se io non leggo la Bibbia, se io non prego, faccio una preghiera ogni tanto, 2-3 minuti, una preghiera di 2-3 minuti, e poi basta, vado nelle cose del mondo, mi metto a guardare ore e ore la TV, metto a guardare il calcio, è normale che Satana poi mi tente. Io non sono nello spirito, fratelli, se faccio queste cose, se facciamo queste cose. Ma noi, se vogliamo essere forti, se non vogliamo rimanere ritti, se non vogliamo spegnere i dardi infuocati del maligno, fratelli, noi dobbiamo stare in comunione col Signore. Fratelli, noi dobbiamo aggrapparci a Lui. Noi dobbiamo prendere le forze del Signore. Dobbiamo chiedere al Signore le forze. Noi dobbiamo, alleluia, ammaestrarci gli uno con gli altri, come stiamo facendo adesso. Dobbiamo pregare gli uni con gli altri, aiutare con i fratelli, andare a trovare i fratelli, stare con i fratelli. Quanto è bello e quanto è piacevole al Signore quando noi siamo tutti insieme, ma anche se non siamo insieme, ma abbiamo lo stesso spirito. Amen? Gloria a Dio. Quindi se tu hai un fratello, gloria a Dio, 1 chilometro dalla tua casa, vai a trovare, gloria a Dio, prega insieme a lui. Se tu hai tua sorella da 1 chilometro dalla tua casa, anche se devi andare a piedi, sotto la pioggia, vai, gloria a Dio, prega, pregate assieme, leggete la Bibbia assieme, cantate al Signore assieme. Amen. Perché, fratelli, noi dobbiamo stare in comunione col Signore, dobbiamo camminare nelle vie del Signore, fratelli. Se noi vogliamo camminare nelle vie del Signore, noi, fratelli, non possiamo vivere nel mondo, vivere come piace a noi, fratelli, no. Non è gradito davanti a Dio questo, fratelli, perché poi Satana è normale che ti viene, alleluia, incontro, ma che il Signore lo sgridi. Amen? Quanto dicono amen? Quanto è disposto, alleluia, in questo messaggio? Ma noi dobbiamo stare in comunione, fratelli. Dobbiamo stare in comunione col Signore. Dobbiamo amarci gli uno con gli altri, dobbiamo avere la pace gli uno con gli altri, dobbiamo perdonare, dobbiamo amarci, dobbiamo perdonare i nostri nemici, dobbiamo, alleluia, santificarci. Allora il nemico non ci può fare niente, fratelli. Satana è sconfitto. Questa è la vera completa armatura del Signore, fratelli, perdonare, amare, stare in comunione con i fratelli, santificarci. Vivere il Vangelo, come Gesù lo disse. Quelli che predicano il Vangelo lo vivono, quel Vangelo. Amen. Questa è la vera completa armatura del Vangelo, fratelli. Alleluia. E questo è rivestirci della completa armatura del Vangelo, fratelli. Amen. Gloria a Dio. Signore, mi ha messo nel mio cuore Colossesi, fratelli, di leggere al capitolo 2
Gloria al Signore, benedetto il Padre, alleluia. Colossesi capitolo 2, voglio leggere questo versetto con voi. A versetto 6, fratelli. Amen. Leggiamo dal versetto 6. Poi passiamo un'altra lettura. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù nel Signore, così camminate in Lui. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Amen. Camminare in Lui, fratelli. Camminare col Signore. Noi, tu stai camminando col Signore? Tu stai camminando col Signore? Io dico anche a me, anima mia, tu stai camminando col Signore? Fratelli, noi dobbiamo camminare col Signore. Questo vale anche per me. Noi dobbiamo camminare per il Signore, fratelli. Quindi dobbiamo rivestirci dell'armatura dall'alto. Dobbiamo rivestirci dell'armatura del Signore per camminare con Lui. Io non posso camminare col Signore, fratelli, se ancora vivo nel mondo, se ancora vivo nel peccato. Io non posso camminare con Gesù se ancora vivo a modo mio, vivo con i miei desideri carnali, vivo nel peccato. Come posso camminare col Signore, fratelli? Come tu puoi camminare col Signore che ancora vivi nei vizi, che ancora vivi nel buio, nelle tenebre? Tu non puoi camminare con Gesù. Oh, tu non puoi camminare con Gesù se non ti santifichi. Tu non puoi camminare con Gesù se tu non perdoni il tuo nemico. Perché la Bibbia dice che noi dobbiamo amare i nostri nemici, che noi dobbiamo pregare per quelli che ci maltrattano. Se tu preghi solo per tuo fratello che premai nei cieli, tu devi pregare per il tuo nemico, tu devi pregare per il tuo avversario. Gloria a Dio. Io e te dobbiamo amare i miei nemici. I tuoi nemici tu devi amarli, io devo amare i miei nemici. E se c'è qualche mio nemico che mi sta guardando, che mi odia, io ti dico, io ti amo nell'amore del Signore. Io ti amo nell'amore del Signore e io ti perdono. Oh, alleluia. E questa è la vera e completa armatura del Signore, fratelli, amare, perdonare, santificarci, meditare la sua parola, metti in pratica la sua parola, ubbidire al Signore. E questa è la vera e completa armatura del Signore. Amen. E questa è la vera e completa armatura del Signore, fratelli, che a Satana dà fastidio. Amare, fratelli, a chi è nel bisogno. Amare soprattutto, fratelli, quelli che ci vogliono male. Perché hanno odiato il Signore, odieranno anche noi. Il Signore ce lo disse, odieranno voi, ma prima di voi hanno odiato me. Amen. Quindi non ti meravigliare, non ti scoraggiare se qualcuno ti odia. Sappi che hanno odiato anche il Signore. E tu non puoi essere più grande del Signore. Hanno odiato Gesù e odieranno anche a te e a me. Amen. Ma io sono nella gioia quanto mi odiano. Amen. Io sono nella gioia. Se tu mi odi, io sono nella gioia. Perché io sono un servo del Signore. Amen. Tu ti devi preoccupare se qualcuno non ti perseguita. Tu ti devi preoccupare se qualcuno non ti perseguita. I veri cristiani, la Bibbia dice, sono perseguitati. Se tu non sei perseguitato, allora stai vivendo nel Vangelo solo. Te lo devo dire. Non dire questa è una dottrina, no, la Bibbia lo dice. I veri cristiani sono perseguitati. L'Apostolo Paolo era perseguitato, Pietro era perseguitato, Timoteo era perseguitato. E tu non vuoi essere perseguitato? O vuoi vivere il Vangelo soft, il Vangelo alla gioia, il Vangelo della prosperità? Tu ti devi pentire se tu vuoi vivere il Vangelo comodo, il Vangelo della prosperità, il Vangelo soft, tu ti devi pentire.
Tu devi vivere il Vangelo come l'ha vissuto Paolo, come l'ha vissuto Pietro, come l'ha vissuto Timoteo, come gli antichi apostoli, gloria al Signore. Camminare con Gesù come hanno camminato i discepoli, come ha camminato Paolo, come ha camminato Pietro. Tu devi camminare come hanno camminato gli antichi apostoli. Tu non puoi camminare come te lo dice il pastore, tu non puoi camminare come camminano i fratelli, tu non puoi camminare come cammina il peccatore, tu non puoi camminare come camminano quelli del mondo, ma tu e io dobbiamo camminare come il Signore cammina e come ha camminato il Signore. Chi ha orecchi da udire, chi ha orecchi da udire, oda. Nel nome di Gesù, chi ha orecchi da udire, oda. Perché camminare col Signore non è andare una volta a settimana al culto, evangelizzare una volta a settimana, ma camminare col Signore, perdonare, amare, santificarti, ubbidirlo, metti in pratica la sua parola, camminare nelle sue vie, essere retto, fuggire il male, abbandonare il peccato, abbandonare gli empi, abbandonare i vecchi amici. Questo è seguire il Signore. Questo è fare la volontà del Signore. Amen. Alleluia, questo messaggio, cari, è rivolto a noi. Questo messaggio è rivolto alla Chiesa di oggi, ai credenti, alle sorelle, ai fratelli. Alleluia, anche se tu sei un ministro, anche per te questo messaggio. Alleluia, te lo dico nell'amore del Signore, fratello, camminiamo nelle sue vie come piace al Signore. Amen. Nel nome di Gesù. Ora bababashu, nel nome di Gesù Cristo. Che Gesù ci aiuti. In Efesini 15, Efesini 5, 15 dice così. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Vedete, carissimo? Io non posso camminare con il mio intendimento, io non posso camminare con la mia stoltezza nelle vie del Signore, ma io devo camminare da saggio. Tu e io dobbiamo camminare da saggio. Tu e io dobbiamo camminare retto nelle vie del Signore. Tu e io dobbiamo camminare come ha camminato il Signore, anche se è difficile, anche se è alla morta, noi dobbiamo accettarlo. Amen. Tu sei pronto, sei disposto a dare la tua vita per il Signore? Sei disposto? Alleluia. Oh, non essere un credente così. Non essere un evangelico così. Scusa che uso questo termine. Rose e fiore. Ma tu devi essere un credente originale, gloria a Dio, un credente con il marchio dello Spirito Santo. Alleluia, lo sei? Gloria a Dio, lo sei? Tu devi essere un credente con il marchio dello Spirito Santo. Che Gesù ci aiuta, fratelli, ad essere disposti in ogni cosa, perché Lui è stato disposto a dare la sua vita per ognuno di noi su quella croce. E non si è tirato indietro Gesù. Il Signore è stato disposto a deponere la sua vita per le pecore, che siamo noi, fratelli, e a darci la vita eterna come regalo. Amen. Il Signore ci aiuti, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore vi benedica e vi saluta nella pace del Signore. Amen. Rimaniamo aggrappati al Signore, perché i tempi sono malvagi. I tempi sono malvagi, anche la Bibbia lo dice in Efesini 5:16. I tempi sono malvagi, recuperatevi il tempo. Amen. Quindi rimaniamo aggrappati al Signore.
rimaniamo in santità, rimaniamo santi davanti a Lui. Amen. Chiediamo al Signore che ci visita ogni giorno, chiediamo al Signore che visita il nostro cuore. Amen. Chiediamo al Signore che Lui veramente prenda il comando della nostra vita, carissimi. Amen. Perché c'è bisogno che il Signore prenda il comando della nostra vita ogni giorno. Nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. E amen. Il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Pace del Signore. Amen. Shalom Adonai. Vogliamo fare una preghiera, scusa. Prima di interrompere, sentite questo nel cuore, gloria a Dio. Amen. Oh Padre, grazie, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore. Ancora come Signore tu mi hai guidato, ancora come tu, Signore, hai toccato i cuori, Signore, che ancora toccherai, Signore, che ancora trasformerai i cuori, Padre. Io ti voglio benedire, Signore, ancora, Padre, per la tua parola che ci hai dato. Signore, per la tua parola, Signore, di cibo per la nostra anima, Signore. Ammaestraci, Signore, con la tua parola, Signore, che ogni giorno possa, Signore, veramente farci comprendere ciò che tu vuoi fare nella nostra vita, Signore. Facci toccare la realtà, Signore. Facci vedere la realtà, Signore. Ciò che tu vuoi fare nella nostra vita, Padre. Nella vita di mio fratello. Nella vita di mia sorella, Signore. Aiutaci a camminare, Signore, come tu hai camminato, Signore. Aiutaci, Signore, a ubbidire, Signore, la tua voce. Aiutaci a camminare retto, integri, Signore, essere, Signore. Alleluia, perché tu, Signore, hai camminato, Signore. Alleluia, anche se tu, Signore, hai lasciato la tua gloria, ma tu hai camminato, Signore, come si doveva camminare davanti al Padre, Signore. Oh, Signore, aiutaci a camminare, Signore, come tu vuoi, Signore. Prendi il comando della nostra vita, prendi il controllo, Signore, di ogni cosa. Nel nome del Signore Gesù Cristo, Padre, te lo chiedo, il benedetto in eterno. Amen. Amen. A Dio tutta la gloria. Shalom Adonai. Amen.